Due lunedì dedicati alla prevenzione delle patologie tiroidee grazie ai centri Verreggia di Salerno che sono tornati in piazza per una campagna di controlli gratuiti che già in passato ha avuto riscontri positivi. Proprio sulla scorta delle richieste giunte, il centro salernitano ha deciso di programmare un'altra serie di tappe nel capoluogo ed in provincia. Lunedì prossimo il bis sul lungomare di Salerno, quindi a maggio a San Cipriano e Filetta. A giugno a Cetara con screening ed ecografie gratuite. Riproponiamo questa iniziativa proprio perché c'è stata una forte richiesta da parte dell'utenza, in quanto, come abbiamo già indicato nelle precedenti manifestazioni, la patologia della tiroide molto spesso è una patologia del tutto misconosciuta. I sintomi dovuti a patologie tiroidee non sono presi in particolare considerazione. Direi che la tiroide può essere considerata il motore del nostro corpo, del nostro organismo, per cui mettere in luce quelle che sono le eventuali alterazioni funzionali della tiroide può rappresentare la risoluzione di molte problematiche, di molte patologie che, ripeto, del tutto misconosciute. Quali sono i segnali che uno dovrebbe invece cercare di cogliere? Dipende dalle alterazioni della funzionalità, quindi praticamente dobbiamo considerare quelle che possono essere a secondo dell'ipotiroidismo o dell'ipertiroidismo. Nell'ipotiroidismo, per esempio, la particolare stanchezza, sonnolenza, il paziente aumenta di peso, non riesce a concentrarsi nelle attività quotidiane, mentre nell'ipertiroidismo uno dei segni più tipici è quello del dimagrimento improvviso in pochi giorni, anche mangiando, diciamo, in condizioni regolari, con associate problematiche di sbalzo dell'umore, tachicardia,